Stiamo cominciando a levare le cose che non servono direttamente alla divulgazione, dunque tutti i libri, tutti i documenti. Rischia di chiudere definitivamente dopo 32 anni di attività il centro di recupero per le tartarughe marine di Lampedusa. Attualmente la società che li ospita come clausola ha richiesto l'intero pagamento dell'energia elettrica anche dei propri stabilimenti industriali. I 17.000 euro sono la bolletta della luce che paghiamo, e considerato che però l'azienda ha ripreso parte del suo lavoro, gli incrementi del consumo elettrico sono aumentati. Si aggiungono ai costi aumentati del prezzo dell'energia elettrica e così siamo saltati da bollette che un anno fa erano di 2.000 euro a bollette che oggi per un mese sono di 17.000 euro, cifra assolutamente non raggiungibile dalla nostra piccola associazione senza fondi. Cioè, non è tanto il vostro consumo, ma dovete pagare i consumi della società che vi ospita. Sì, questo è in pratica, detto in parole povere, la realtà dei fatti. Giù in fondo invece c'è una creatura che ci fa un'enorme tenerezza, è stata trovata il giorno di San Valentino. L'abbiamo ripresa con noi e la stavamo allenando in questi vasconi grandi che purtroppo per ora sono vuoti. L'unica soluzione che abbiamo trovato che potevamo fare era abbassare un poco il livello, della potenza della cabina elettrica. Se questa decisione dovesse rimanere definitiva, trasferiremo gli animali a Cattolica Eraclea. Sarebbe un peccato che dal prossimo anno non si chiami più Lampedusa Turtle Group.